Terima kasih telah menonton! Un anime che ho scoperto da poco, mi ha colpito tantissimo, quindi ci tenevo molto a presentare, dare un'illustrazione, parlerò della partente della prima stagione e, e non farò troppi spoiler proprio perché magari qualcuno poi vorrà vederlo. Eh, per adesso sono usciti due stagioni, una animata da Beat Studio famoso per esempio per Attack on Titan, Villan Saga e un'altra stagione animata dallo studio Kafka. Il manga è disegnato, lo leggo, non vorrei dimenticare, è fatto da Kore Yamazaki. Allora, inizio parlandovi un po' dei personaggi principali e che eh, mentre ve li racconto vi racconto anche un po' della trama. Allora, lei è la protagonista, Cise. Lei ha avuto un'infanzia molto difficile, la, il padre l'ha abbandonata, ha abbandonato la sua famiglia, eh, la madre invece si è suicidata, lei ha passato la vita tra vari parenti ma non ha mai sentito come dire, questi posti casa sua, finché per una serie di motivi è arrivata a essere venduta come schiava, acquistata da Elias. Che è un mago, è stata acquistata come ma perché lei è una Slay Bag, che sarebbe un tipo particolare di essere vivente che ha una particolare interazione con la magia. Poi su questo aspetto torneremo. Um, lei presenta una grandissima evoluzione lungo la storia, dopo essere stata acquistata da Elias. Elias come dire, gli dà un posto dove vivere dove si sente accolta dove è contenta, gli dà uno scopo che ormai lei aveva perso quasi uno scopo di vita come si può vedere anche dall'immagine con l'occhio molto spento si era quasi rassegnata limitata quasi solo a vivere in senso quasi mangiare bere e basta e, e quindi grazie ad Elias e questo affetto che gli ha dato è portata in si evolve molto durante la serie, inizialmente è più timida, timida eh, discreta e andando avanti prende molta più sicurezza eh, coraggio, evolvendosi e grazie anche alla magia trova uno scopo in quanto lei ci tiene a impararla, essendo comunque Elias un mago, uno stregone molto potente e, quindi c'è una grandissima evoluzione e presa di sicurezza. Elias invece l'altro protagonista è un antico mago, vive da centinaia di anni, uh, può assumere vari aspetti, questo qua è l'aspetto standard, mentre quella sinistra è un aspetto che può prendere per uh, relazionarsi con gli umani in quanto l'altro aspetto non è ben accetto. Non ho detto che questo mondo è come il, il mondo nostro, solo che ci sono anche creature magiche in cui in che esistono e le persone normali non sanno l'esistenza di tutto ciò. È un personaggio molto misterioso, da car un carattere molto difficile da comprendere: nel senso che lui, per quanto viva da centinaia di anni, non ha ancora capito bene chi è, in quanto lui è una via di mezzo tra una fata e un essere umano, un po' odiato da entrambi. Prova emozioni, però non sa bene cosa siano. Per quello acquista anche Cise, perché gli po lo possa un po' guidare in quello che sono le emozioni umane. Lui in genere diciamo che è apatico nel senso che non mostra emozioni, molte spesso quello che mostra, sa che, le emozioni che mostra sa che sono quelle più adatte per relazionarsi in un determinato momento, cioè spesso con Cise non è gentile perché vuole essere gentile, ma perché sa che è la cosa che rende più contento un essere umano. Quindi è anche difficile interpretarlo sempre se si comporta perché veramente prova determinate emozioni oppure no. E quindi anche, come dire, non è un personaggio a differenza di Cise completamente buono, non è molto complesso. L'altro motivo per cui acquista Cise è perché lei ha tre anni di vita, proprio per il fatto che è una sleigh bag, quindi è un particolare creatura che può sfruttare meglio la magia. Tra gli altri personaggi ci sono le fate e qua ritorna appunto un, un aspetto come quello di Elias, ovvero l'ambiguo, un mistero. Le prime, che sono delle creature, diciamo qua possono sembrare anche carine, invece sopra molto più pericolose, minacciose. Proprio perché come tutti i personaggi, molti personaggi non si capisce bene se sono buoni o cattivi. Forse come dire, è un limite, pensa come dire, è un po ci diamo dei paletti costringendoci a pensare che possono essere buoni o cattivi. Loro si comportano semplicemente per uh, un fine che vogliono ottenere, poi questo fine può, portare, può essere sia positivo che negativo. Infatti uh, lì le fatine si mostrano sia come dire... Hanno, con la protagonista sembrano. La vole, la, allora. Vogliono portarla nel mondo delle fate, cosa che può sembrare cattiva, infatti lo è, diciamo, e quindi, come dire, ingannando la Cise, la protagonista, tuttavia, in altri momenti vanno anche a aiutarla, quindi è sempre molto ambigua la situazione. Le altre due immagini mostrano solo per illustrarvi un po' la magia e il mondo magico, quindi altre creature magiche, altre fate, varie categorie. Invece, le ultime due sono il re e la regina delle fate, anche loro personaggi ambigui che si possono mostrare sia um, stupidi, simpatici, ma anche molto carismatici. E, um, uh, e possono essere sia buoni che cattivi. C'è molto mistero. Allora, poi. Allora, invece, questo è l'antagonista principale della serie. È un alchimista immortale, mh, ancora più antico di Elias stesso, anche lui misterioso, però non ambiguo, nel senso che lui è cattivo, diciamo, per semplificarla. È corrotto dal desiderio di conoscere. Lui proprio non gli, non gli interessa niente eh, come ottenere ciò che desidera, fa un sacco di esperimenti, inganna persone, ammazza e proprio questa eternità, questo continuo dolore lo vanno sempre a corrompere di più, quindi c'è anche il tema dell'eternità, dell inteso come però continua sofferenza per una persona, il fatto di non poter morire, che in realtà è una cosa che, di cui è anche a ricerca. Allora, qua vi illustro alcune tematiche: l'intenzione era la magia, l'identità dei personaggi, l'immortalità, la corruzione del potere e un po' il mistero. Allora, in magia, appunto, questo mondo è fortemente caratterizzato dalla magia che permette, semplificando un po', di governare vari eh, aspetti della natura, come il fuoco, ma può anche permetterti di teletrasportarti, volare. I maghi in genere prendono il potere. Sfruttando le fate che avevo illustrato prima, che cedono il loro potere, esistono altri. Esistono anche gli stregoni che invece loro prendono l'energia che hanno dentro di sé o dall'ambiente e la sfruttano. Tuttavia, a differenza dei maghi, non vanno a corrompere, a, non vogliono violare le leggi della natura, cosa che invece i maghi fanno spesso. La protagonista, essendo una sleigh bag, è come una fonte illimitata di magia, tuttavia, appunto, porta a una morte prematura. Del, um, sì, della persona quindi la magia però come anche viene utilizzata è, spesso porta a cambiamenti dei personaggi stessi il protagonista lungo la serie avrà anche una maledizione addosso Ecco, un altro, altri maghi sono proprio quelli legati alla maledizione. Quindi la magia è intesa come può modificare sia la natura che i personaggi stessi, come anche appunto Cartafilus di prima che è maledetto e quindi tutto ciò porta anche a cambiamenti interiori del personaggio. L'identità è una ricerca, appunto sempre i tre personaggi citati, cioè, i due protagonisti, Cise perché appunto deve trovare uno scopo di vita, deve riprendere sicurezza di sé, mentre Elias, nonostante sia in vita da centinaia di anni, deve ancora conoscere le sue origini e, la, e le emozioni. Infatti c'è una relazione particolare tra i due protagonisti in cui diciamo, si passa da Elias che è un mago carismatico, guida, che fa da guida a Cise e viceversa che Cise sembra quasi una figura materna e Elias un bambino perché non conosce le emozioni è quasi preoccupato e non sa come comportarsi um, di mortalità di Cartafilus e qua mi volevo collegare appunto al ritratto di Dorian Gray e di El Faust di Goethe um, che, può, non, che non è vista come un aspetto molto positivo porta alla corruzione dei personaggi stessi e come cartafilus la ricerca e il desiderio sono una corruzione appunto corruzione data dal potere e poi è una grande punto l'altra tematica il mistero che c'è un po dall'inizio viene sia trasmessa a livello puramente di sceneggiatura non vengono dette molti aspetti ma anche proprio da questa ambiguità di tutti i personaggi che non si riescono a, a, come dire, a, a identificare come buoni o cattivi per forza. Poi concludendo... Il lato tecnico, qua ho messo alcune immagini, poi vi farò vedere anche un video ed è una cosa che ho apprezzato veramente tantissimo. È un aspetto chiave dell'adattamento perché è un'ottima scelta come dire, di ritmo registico che, come dire, vengono fatte scene molto lentamente per coinvolgerti in questo mondo magico e altre scene invece molto più rapide in momenti d'azione molte scene quasi inutili a livello di trama ma che con bellissimi paesaggi che ti possono quindi far immergere in questo mondo misterioso e magico. Quindi, si, qua ho mostrato un pezzettino della sigla e alcune scene del primo episodio per sottolineare il lato tecnico che ho davvero apprezzato. E il mio intervento è finito, non so se vuole fare osservazioni, se no, a posto.